Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io faccio il video adesso perché sono rientrato da Frosinone. E quindi niente, un bel Pisa, Pisa scintillante direi. L'unica pecca è i primi minuti ci siamo trovati un attimo un po' sbandati, ecco. E, dove Nicolas stende Canotto e l'arbitro concede il calcio di rigore, ma poi interviene il VAR e dove sancisce che Canotto era in fuorigioco, netto fuorigioco, quindi niente. Dopodiché assolutamente Pisa in tutto e per tutto. Quindi io direi dal terzo minuto in poi non c'è stata più storia su questa partita. Bene, una formazione scesa in campo con le idee giuste, ripeto, solo i primi minuti, ecco, diciamo così, i ragazzi hanno dovuto inquadrare bene la situazione. Dopodiché io credo che non ci siano stati dubbi. Pisa ha sicuramente meritato la vittoria. Andiamo a vedere, Birindelli ripulisce per Puskas e Puskas al sedicesimo in sacca, gonfia la rete e siamo sullo 0-1. Col passare dei minuti il Pisa prende sempre più possesso e quindi un bell'assist di Lucca per Sibilli e Sibilli gonfia la rete al 20esimo. Quindi sono passati 4 minuti dalla prima alla seconda rete e un quarto d'ora all'inizio della partita. Il Pisa l'ha praticamente chiuso dopo 20 minuti. E così si fa, così si dovrebbe fare sempre. Io l'ho sempre detto, questa squadra si scende in campo con le idee giuste, la mentalità giusta, non la ferma nessuno. Sempre detto e ribadito. Va bene. Dopodiché, nella ripresa, sì, qualcosina al Frosinone, ma non ha mai impensierito, io direi, Nicolas più di tanto. Purtroppo capita, ecco perché io dico sempre chiudere le partite prima, perché può sempre capitare l'intoppo c'è stato. Le Verbe purtroppo fa autorete al 65esimo, ma io direi che alla fine è stato un regalo nostro al Frosinone. Vabbè, ma comunque poco cambia. Nel complesso poco cambia, tutti bravi i ragazzi, veramente 1-1 e alla fine Hermansson insomma ha fatto vedere delle belle cose. Le Verbe, nonostante, secondo me ha fatto una bellissima partita. Bene Beruatto, bene Birindelli, poi Siega, Nagy, Marin, Sibilli e quindi Lucca e Puskas. Io direi un bravo Lucca Lorenzo, deve prendere spunto da questa partita e ripartire da qua, perché ha veramente fatto una bella partita. Io poi è entrato Touré, bene, l'ho visto bene, veramente. Touré l'ho visto veramente bene. Mi sembra che sia, insomma, che sembra che sia tornato il Touré delle prime gare, insomma, del campionato di andata. Noi siamo, io direi, insomma, nel complesso una bellissima partita da parte del Pisa e un risultato meritato, per non dire strameritato. Bene, questo per quanto riguarda la partita di Frosinone. Per quanto riguarda la classifica, ragazzi, c'è poco da dire. Purtroppo siamo finiti, peccato perché il Monza è andato a perdere e il Como andava a pareggio, quindi io ho detto stai a vedere che stasera si festeggia e invece vabbè, pazienza, che dire, siamo terzi, quindi siamo in semifinale. È fondamentalmente un mini campionato, quindi noi insomma finendo terzi, peccato perché sì, è vero, siamo contenti, io sono contento, insomma, in definitiva. Però se durante il campionato avessimo fatto meno errori, bastava una partita, bastava una delle tante che abbiamo sbagliato, noi stavamo parlando di altro. Questo è il discorso. Comunque, vediamo un bicchiere mezzo pieno.
perché comunque vediamo un bicchiere mezzo pieno. Bene, bene la società, bene la squadra. I ragazzi ci hanno, insomma, ci hanno regalato questo terzo posto. Ripeto, mi dispiace per noi tifosi in primis, ma mi dispiace anche per i ragazzi, perché l'ho sempre detto, secondo me si sarebbero meritati la salita diretta. Poi tante tante vicissitudini hanno portato a questo risultato, ma siamo contenti, insomma, alla fine ci giochiamo questo playoff. Comunque, vada come vada, sarà un successo. Questo è poco, ma sicuro. Io credo che le basi, dipendentemente da tutto, per l'anno prossimo, io penso che ci sono, perché la squadra, io credo che un altri due o tre innesti ci vorranno sicuro, ma alla fine io direi che siamo a posto. Io direi che siamo a posto così. Siamo contenti e siamo a posto. Bene, che dire più? Niente, io vi rimando alla trasmissione. Noi siamo nerazzurri e andremo a valutare giustamente il risultato di Frosinone e dopodiché magari quello che potrà succedere nei playoff. Ecco, perché poi andremo ad analizzare meglio quello che potrà succedere o succederà nei playoff. Va bene, io che dire, se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Lunedì.